Amici di Città d'Ariano, benvenuti ancora una volta qui ad Ariano 7. Dopo una settimana d'assenza siamo tornati ancora con voi. Andiamo a vedere cosa è successo questa settimana in città. Con un post su Facebook, il sindaco di Ariano, Domenico Gambacorta, annuncia un investimento importante per la messa in sicurezza di alcune aree a rischio idrogeologico. Saranno spesi circa 380.000 euro per interventi su varie strade e zone della città. La giunta comunale di Ariano ha deliberato per provvedere alla gestione diretta sperimentale dell'Arena Mennea. Scopo è consentire ad atleti amatori di poter usufruire della struttura inaugurata un anno fa. Sarà possibile l'utilizzo tutti i sabati e le domeniche. L'amministrazione comunale rende noti i principi base per il concorso di idee per la progettazione del polo scolastico di eccellenza. Tra i vari criteri che si valuteranno ci saranno la qualità architettonica, l'inserimento della proposta nel contesto urbano, la funzionalità e l'accessibilità. Riaperto al traffico il tratto della strada Manna Tre Torri nei pressi del Cavalcavia, demolito nei mesi scorsi e ora ricostruito. Sono stati rispettati i tempi previsti dal contratto di appalto, l'opera è costata circa 900.000 euro. L'AIOS di Ariano è stata premiata dal presidente della Regione De Luca durante la cerimonia per la consegna dei nuovi mezzi di protezione civile tenutasi a San Marco Evangelista. L'associazione arianese ha ricevuto questi meriti per le operazioni di protezione civile svolte nelle zone colpite dal terremoto del centro Italia. E sempre sul tema della protezione civile, risposta di Sara Pannesi al Movimento 5 Stelle di Ariano. In un comunicato stampa, la consigliera comunale con delega alla protezione civile si difende dalle critiche mosse e rassicura che presto quest'ultima riceverà nuovi mezzi e divise dalla regione, come già promesso. Il diritto di nascere sicuri, stop Christeller. È questo il titolo del convegno organizzato dallo studio legale Gazzella che si terrà presso il centro Biogem di Ariano il 26 maggio. Si parlerà di responsabilità medica in relazione al parto e della legge Gelli. Anno di successi per il Ruggero II di Ariano, due le squadre dell'istituto arrivate alle finali nazionali di Milano dello Young Business Talents. La squadra Dream Team in particolare si è classificata prima nel suo girone, vincendo unitamente al tutor professor Roberto Cardinale uno dei premi in palio. E passiamo adesso a una notizia di sport. Il palazzetto dello sport di Ariano, di località Cardito, apre le porte al campionato nazionale di ginnastica ritmica nel weekend. L'evento è già iniziato e avrà fine domenica 21 maggio. A organizzarlo l'associazione sportiva Le Fate. In chiusura, due notizie di cultura. Partiamo con l'Ariano International Film Festival, perché sono stati resi noti i nomi della giuria della quinta edizione, appunto, dell'Ariano International Film Festival. L'occasione è stata la conferenza stampa tenutasi a Roma in Campidoglio. A presiederla ci sarà Franco Oppini, affiancato dall'astrologa Ada Alberti, dal regista Parisi, dal giornalista Franco Mariotti e altre personalità. L'amministrazione comunale invita la cittadinanza al nuovo appuntamento con Classica Ariano. L'evento si terrà domenica 21 maggio alle 19.15 presso il Museo della Ceramica. Si esibiranno Yuki Sunamura al piano e Yuna Park al violoncello. Grazie a tutti per essere stati con noi. Ci vediamo la settimana prossima.